Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro Ciccio Gamer 89. Lo sceriffo Johnson è disponibile a parlare con te ad Armadillo. Raggiungili con AM sulla mappa. Allora, dato che ci siamo, io me ne andrei un attimo. Salve signore, mi ha salutato, che gentile. Andiamocene un attimo dallo sceriffo o continuiamo con la B? Sapete che facciamo? Facciamo le cose un pochino più ordinate. Finiamo prima tutte le quest, almeno di una. D'accordo? Quindi facciamo che finiamo prima, com'era? Billy? Ah, Mr. Marston, how are you? Come, good, tutto a posto. McFlurry. Would you mind riding with me to Armadillo? I've got to get some supplies and I could do with the company. Ma non ci sono problemi, tanto io non c'ho un cazzo da fare. Però lei mi offende, eh? Take the reins, Mr. Marston. Arrivo. Aspetta, devo andare da qua. Avvicinati sul carro e premi Y. E io ho premuto Y, però... Guida! Ok. Che bello. Vai! Non cammina, va piano piano. Ah, ok, aspetta. Vai, andate cavalli. Ok. Però, dai, oh, che palle. Mi dite una cosa, visto che questo RB per rallentare e fermare il carro. Eh no, così. RB. RB è questo. Oh, l'ho fatto frenare, ok. E dicevo, ma volete vedere tutti i dialoghi? Cioè, vogliamo fare una cosa, un walkthrough bello pesantello, oppure vi salto i dialoghi? Secondo me è meglio che ve li faccio vedere, perché il bello di Red Dead Redemption è proprio quello, no? È tipo se giocassimo a GTA, comunque. Permesso, Mi scusi! Si è capottato! Ai, che cazzo. Ti prendo! No! Non lo prendo in faccia! Ci siamo, un po' v'ho tagliato perché comunque no. Poi vedrò io come fare bene i gameplay su questo gioco. Datemi tempo di vedere anche come si fa. Permesso! Se ne vada! Grazie! Quindi siamo ad Armadillo, che dovrebbe essere la città vicina a Ranch. C'è la ruota a destra che è un po' sbilenca, io lo dico, va a finire che parte, eh? Armadillo. E poi non so perché mi viene da dirlo così. Minchia, sono un po'. Frena. Hai visto quella quando frena fai. Per me si accappotta proprio. Manhattan it is not. But it does okay for us. Ma chi ti ha detto niente? Salve, Armadillo. Most important thing for you right now is getting yourself into Dr. Johnson's office to purchase some medicine. Okay. The first one's on me. Thank you, miss. I'll pay you back. Grazie mille, grazie. The doc's a good fellow. He saved your life, so be polite to him. Nessun problema. Meet me in front of the general store when you're done. Okay, va bene. Quindi andiamocene dal dottore. Certo, se andiamo dal dottore con... Allora, mi avete detto... Ovviamente i vostri consigli sono utilissimi. Che se ripremo le freccette per le armi, comunque me le ritoglie. Sapete, entrata al dottore con un'arma. Non mi sembra. Salve. Medicina gratis. Grazie mille. Ma quanti soldi c'ho? Grazie dottore. C'ha una faccia un po' di merda. Comunque facciamo questo qua. Ah, vedete, kit provviste, accampamento di base e provviste, perfetto. Ragazzi, ci possiamo fare anche gli accampamenti, raga. Veramente possiamo farci di tutto in questo gioco. E mi sono contento che avete lasciato così tanti mi piace nei due primi episodi. Sono orgoglioso di voi. Lo so che ti serve compagnia. Lascia fare. Non ti preoccupare. You can always take a stagecoach back to the ranch later. I might just okay. Travel safely, miss. Try not to get yourself shot. I won't be around to save you this time. Stai tranquilla. Stai tranquilla, ragazzi. Io ve lo dico. Adesso comincia a farsi. Chi ha messo la roba su? Mortacci tua. Si comincia a fare interessante la roba, eh. Se vuoi andartene ad Armadillo, di solito ci sono le diligenze che caricano e scaricano dietro le stazioni merci. Ok, va bene. Io mi metto la webcam in alto a sinistra perché non succede niente. Ora puoi acquistare e affittare proprietà indicate dall'icona. Ma non credo. Ah, vabbè, ok. Quindi ce ne andiamo. Ci abbiamo
due nuove icone. Dopo l'acquisto l'affetto puoi salvarci le partite. Ognuna troverai le munizioni e oggetti ex a cavallo là fuori. Ah, scusate, già che ci siamo, già che ci siamo, a questo punto io entro nel saloon, che poi potremmo giocare anche a Texas, a poker. Poi ditemi se volete che ci giochiamo. Salve mignotta, come va? Tutto a posto? Ora puoi giocare a poker in diversi posti, poi ci giochiamo, Fatemi sapere quando volete che ci giochiamo, mi raccomando. Mignotta, però ti devi togliere. Vabbè. Acquista, $50. Comprata? Voglio comprarla. Pronto? Mi sa che non è abbastanza denaro per l'acquisto. Ah, sì? Allora io mi butto. Vaffanculo. Questo che stava a fare sullo sgabello? In piedi, tra l'altro. Va bene, va bene. Allora, noi ce ne andiamo un po' di corsa. Ce ne andiamo un po' di corsa. Ce ne andiamo verso là. Però vedete che figata, quando il sole sta davanti non si vede la minchia. È fatta, comunque l'ombra è fatta bene, eh? L'ombra non è fatta male. E quindi qua c'è lo sceriffo. Andiamo dallo sceriffo, con i baffiffi, il cappello, molto bello, dai. Guardate che letti sudici. Pronto? Excuse me. Hey, hey, you got a visitor. Certo. Vabbè, ma sto... C'ha... Pure questo c'ha la malaria. Che schifo, c'ha la malaria dentro. Shut up, you? And what you want? My name's John Marston. You wanted to speak to me. I did? Davvero sì. Why? I guess because we're both in the business of the law. Ecco, hai sentito? Ma che schifo! Sai quanto puzza sta gente? You that fella from the train company? No, I'm from Fort Mercer. Fort Mercer? You them, one of Williamson boys. Oh, attenzione! Go on, shoot him, mister! Shoot him! Come what? You getting cute with me, boy? What's going on here? Oh, questo è uno sceriffo! Che sputa! I got one of them Williamson boys. I got me one of them idiots who give marshals a bad name. Jonah, put your gun down. Edi. You must be the man from Blackwater. Sì, sono yes, io. Sir. Listen, that dog ain't too bright. But he seems loyal. Vedi? Jonah, get out of here for a minute. Yes, sir, Mr. C'è rimasto male. Sir. Vabbè! Da quando ho fatto sto video hanno sputato 60 volte! I think there's some school children down the way you can go and frighten. Oh, hardy fucking whore. È uno stronzo quello. What are you doing here, Mr. Marston? Apart from frightening my deputy. Vedi che era un vice di merda? L'hai visto che era un vice di merda? I'm here to capture or kill Bill Williamson. Che cavolo, donna, okay. Che risate. Can you help me? He's outside my jurisdiction. He's in the next county. E quindi? Of course, Bill Williamson and his boys have tended to keep themselves away from my town. Okay. So you're happy to have him out there? Well, I ain't happy, but I also ain't suicidal. Ma ci vado my io. My job is to keep this town safe, not clean up all of these three counties. It's hard enough around here. You know, I hear you speak, and suddenly I'm reminded of how some of the people I respected most in my life had a problem with authority. What's wrong okay. with you? Okay. Well, I'm sure you and your fine friends have enjoyed spending your time running around pursuing noble causes. A me piacciono questi dialoghi perché my comunque ti spiegano la storia. Is to keep this town from turning into a living hell for the folks who live here. Questo è il solito sceriffo che comunque viene alla sua gente. I'm here doing what I can. Vedi? Why? What's happened? Ah, ok, chissà, veramente pensate com'era vivere a quei tempi, ragazzi. I got the railway, the people who pay my salary, trying to get me to turn a blind eye to them burning down settlements up there. I got a bunch of cattle rustlers out near Box Canyon needs shutting down. Not forgetting the gang that keeps murdering homesteaders out in the back country. And I got a bunch of hoods over in the saloon, drunk, threatening to shoot up the whole town. Vabbè, praticamente un caos. Give me a couple more days. There'll be more. All right, tell you what. Senti che roba, senti, eh? Let's go deal with them hoods in the saloon.
Then we'll discuss Williamson. Oh, mo fa ma botte. Fa ma botte. Okay, boy. You're a persistent little cuss, ain't you? Lascia fare. Only when things matter. Lascia fare. Lascia fare. Lui è un simpaticone. Lui è proprio simpaticone. E adesso andiamo a fare a botte. Adesso andiamo a fare a botte proprio. Segui lo sceriffo Johnson fino al saloon. Hello, tutto a posto? Però aspetta, mi ha detto di seguirlo. E così non lo stiamo seguendo. Va. Però non è che appena ti tocco tu ti puoi fermare, Ok. Armadillo spend more time with their hands in the air than on the reins these days. And you're happy to let them drink in your saloon? Happy? No. Allora andiamo a fare male. Better they're carousing in there than out robbing decent folk. Guarda, c'ho un fucile dietro. I do what I can, Mr. Marston. We ain't the government. Ma che giocone, che giocone. Sentite le colonne sonore proprio tutti pronti a far fuoco. Chi è quel pezzo di me? Dumb rat bastard now. E ammazziamolo! Uccidiamolo! Ah. Va bene. Oh, vedi, pure io! Vediamo se arriva. Ah, sì, eh! Oh, arrivano! Dov'è il mio cavallo? Cavallo! Dov'è? Qual è? Questo è il mio. Il mio è quello più... Segui Walton fino al covo dello sheriff. Con lo sceriffo non uscire Walton. Ok. Andiamo. Eccomi, ci sto. E ti detto un ton. Is that right, Marshall? And alive, he can still talk. Doesn't sound like he's a man to be reasoned with. He ain't. But a few days of my hospitality and he'll be telling me what I need to know. Hai capito? Hai capito? Che lascia fare. Easy money for easy work. Chola Springs, Gap Tooth Ridge, these boys get around. Okay. Start, but there's plenty more where he came from. Attento ai cactus, che fanno male i cactus. Vai, vai, accelera, accelera, sceriffo. Sceriffo, ok, andiamo a destra. Che poi ragazzi, sapete che... Adesso vi dico, forse è un mezzo spoiler, In realtà... Dopo, più avanti, possiamo prendere dei cavalli. Che poi c'ho anche il codice io per prendere un cavallo fighissimo. Però non mi va di prenderlo. Voglio mantenermi il gioco originale. Quindi? E ci stanno certi cavalli più avanti. Adesso non per di niente a questo. Simpaticissimo. C'è un cactus in mezzo. Mamma mia, le... Oh, ci sparano tutti giù. Tutti giù. Ok. Vai. Ma mi dovete RB per ripararti e uscire dal riparo. Ah! Allora questo qua è... mi piace da morire. Allora vieni qua. Ah, io ho fatto partire il cappello. Ah! Mi spara. Bastardo. Aspetta, devo usare la medicina. Oh! Vaffanculo, bastardo. Anche se secondo me non c'era bisogno di usare la medicina. Devo vedere. Oh, tutti fermi. Che figata. Dietro alla roccia. Ma non c'è nessuno. Aspetta, mi metto qua. Per sparare alla cieca da un riparo fai fuoco senza... Oh, vediamo un po'. Ma così non lo prendo. Così non lo posso prendere. Oh, è morto. C'è il cavallo che fa... No, ho preso il cavallo, scusa cavallo. Ma sti cazzo dei cappelli, ma mica so almetti, porca miseria. Oh, il cavallo scappa. Ok, carica. Vai. No, ok, perfetto. Ma la mira non si può cambiare. No, vedete, devo... Ok. Ecco, così. Devo vedere poi la mira come si cambia, eh. Vediamo un po'. Oh, muori tanto. Ah, ho saltato. Come si alza? Come ci si alza? Ah, ci si alza così. E così ci si abbassa. Ok. Lo prendo. Vieni qua. Lo cattura qui, sparandogli alle gambe o morto. Lo prendo alle gambe. Fermo sui piedi. Bastardo. Si trascina. Devo imparare ancora le meccaniche del gioco, eh. Grazie.
I don't want to be no policeman, Marshal. Nor did I, my friend, I can promise you that. I'll see you soon, Mr. Marston. Ciao, bello. Stammi bene, eh? Perfetto. Perfetto, signori. La Madonna! Non può fare così un cavallo! Ma come... Vabbè, lasciamo stare, dai. Sto gioco del 2010, quindi ci sta. Oh, soldi, 20 dollaroni. Signori, io direi che l'appuntamento di oggi può finire qui. Se il video vi è piaciuto, pollice in su, commentate, condividete. Al prossimo appuntamento col vostro Ciccio 89. Ciao!